pace quando si loda Dio, quando si cantano dei cantici, la pace quando si sta in comunione, la pace quando, gloria a Dio, si sta cercando il Signore, la preghiera. Sono forse gli unici momenti di vera pace, non la pace quella che ci dà il mondo. Sapete, noi chiediamo sempre pace, pace in questo mondo e non guerra, certamente, bello, bellissimo. Ma la pace invece, quella del Signore, è tutt'altra cosa, quella di Dio è una pace meravigliosa e unica e indescrivibile per certi versi, quella di Dio, perché non si può spiegare così a parole. E noi questo lo comprendiamo, quelli che veramente quando vanno in cerca del Signore trovano la pace. E quindi che possiamo dire? La pace del Signore sia con tutti voi, con quanti siete qui, gloria a Dio, e che veramente sia con noi, non solamente oggi, non solamente in questo momento, ma per tutto il resto della nostra vita che noi passeremo ancora su questa terra. Amen. La pace di Cristo Gesù, buongiorno cristiano, sia con tutti voi, con quanti ci seguite da fuori, quanti siete presenti in questo luogo. Gloria al nome santo del Signore, sia ringraziato l'Eterno ancora oggi per il nuovo giorno meraviglioso che ci dona. C'è caldissimo, attenzione, quindi il giorno è ancora più splendente per certi versi, perché il sole è cuocente veramente, ma anche quando ci sono le nuvole, quando piove, quando c'è la neve, gloria a Dio, è un meraviglioso giorno ugualmente, gloria a Dio, è perché il Signore ce lo dona e noi dobbiamo fare tesoro. Le giornate che il Signore ci dona dovremmo fare noi, non dico tanto, come dice la stessa parola di Dio, giustamente una parte dedicata al Signore. Quanto? Quella famosa parte? Il 10%, ecco la decima che noi dobbiamo cercare di donare al Signore, e non in maniera materiale di soldi. La decima è quella che il Signore gradisce da noi, di una decima parte della nostra giornata che Lui ci dona, dedicarla a Lui con la preghiera, con i cantici, con la lettura della parola di Dio, tutto questo, gloria a Dio. E allora sì che il Signore, gloria a Dio, si compiace di quello che noi gli stiamo donando. Queste sono le offerte che gradisce il Signore. Oppure anche andare ad evangelizzare, parlare di Lui alla gente, gloria a Dio, meditare, predicare la buona, preziosa parola di Dio, parlare al telefono del Signore. Tutto questo, gloria a Dio, fa bene alla nostra vita spirituale, perché è tutto ciò che il Signore vuole da tutti quanti noi. Amen. Ebbene, adesso pregheremo, gloria a Dio, pregheremo per quanti hanno fatto richiesta, ma anche per chi non la fa richiesta. Ce ne sono tante anime che in questo momento stanno attraversando un momento un po' particolare, gloria a Dio, pregheremo certamente per loro, gloria a Dio, mediteremo la preziosissima parola di Dio, loderemo ancora a Dio con i cantici, insomma, gloria a Dio, cercheremo di fare tutto ciò che il Signore ci chiede, quindi la sua volontà. Amen. Quindi vogliamo alzarci in piedi ancora in questa mattina, gloria a Dio, anche quanti voi siete da quella parte, quanti potete, gloria a Dio, vi chiedo di stare in comunione anche a voi, gloria a Dio, unirvi nella preghiera, gloria a Dio, tanto lo Spirito è uno, gloria a Dio, il Signore è qui presente con noi, è lì presente con voi, perché Lui è il vivente, è dappertutto, gloria a Dio, non è solamente nel luogo dove si riunisce, è a casa, è per strada, insomma, anche perché Lui stesso ce l'ha detto, che è la nostra ombra, gloria a Dio, è la nostra ombra, sappiamo bene che non ci lascia mai. Vogliamo pregare? Gloria al tuo nome, oh Signore Dio onnipotente, glorioso, giusto e santo che tu lo sei. Ti diciamo grazie in questa mattina, mio Dio. Fin dal mattino, mio Dio, ti chiediamo di lavarci col tuo preziosissimo sangue, mio Dio, e ti chiediamo di guidarci tu in questa giornata, mio Signore, e che i nostri pensieri, mio Signore, siano solamente pensieri che provengono da te, mio Dio. Le nostre parole che noi diremo, mio Dio, gloria al nome tuo santo in questa giornata, che siano parole edificanti,
parole, mio Signore, che possono portare benefici alla nostra anima, Signore Dio Santo. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché sappiamo bene che se ci lasciamo andare nelle tue mani, mio Dio, e nei tuoi pensieri, mio Signore, allora sì che faremo cose belle e meravigliose che a te non dispiacciono, Signore. E pertanto gloria a te, oh mio Dio, sii con noi in questa giornata che tu ci doni. Guidaci, mio Signore, col tuo Santo Spirito, mio Dio, gloria al nome tuo Santo, e compungici, mio Signore, ogni qualvolta, mio Dio, facciamo qualcosa che a te dispiace, mio Signore. Benedici, mio Signore, il tuo popolo sparso su tutta la faccia della terra. Guidalo, sostienilo, mio Signore, gloria al nome tuo Santo. Quanti in questa mattina, mio Signore, sono riuniti nel tuo nome santo e potente, mio Signore, e a te, mio Signore, lodano, benedicono, mio Signore, la tua parola, mio Dio, e ancora parlano di te, mio Dio. Benedici tutti quanti, mio Signore, e aiutaci, mio Dio, perché, mio Signore, mio Dio, vogliamo che ogni cosa che noi diciamo, mio Dio, esca dalla nostra bocca, mio Signore, sia conforme alla tua parola, mio Dio, a ciò che tu ci hai lasciato, mio Signore, perché vogliamo fare le cose, mio Signore, così come tu vuoi, mio Dio. Grazie di tutto, Pastore, mio Signore, benedici Naomi e Davide, mio Signore, la loro vita, mio Signore, gloria al nome tuo Santo, la piccola Ambra che presto si unirà a noi, mio Signore, e guardali tutti quanti, mio Signore, benedici grandemente dall'alto, mio Signore, e che sia veramente una famiglia, mio Signore, unita, mio Dio, in Cristo Gesù, mio Signore, gloria al nome tuo, mio Dio. E ancora quanti, mio Signore, ci seguono da lontano, sii con tutti loro, mio Signore, ascolta le preghiere che ti fanno nel segreto, mio Signore, gloria al nome tuo Santo, quanti ti chiedono qualcosa di particolare, mio Signore, sii, raggiungili, mio Signore, visita, mio Signore, e ancora tutte le richieste che noi abbiamo, che sono tante, mio Signore, perché sono tantissime, mio Signore, tu li conosci uno per uno e sai quello che hanno di bisogno, sii con tutti loro, mio Signore, benediscili, guariscili, libera, mio Signore, e sii con loro e con noi in questo giorno, guidando tu questa giornata, che noi con Padre Santo apriamo questo culto nel nome santo di Gesù, che è il benedetto e l'eterno. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Sua paz.
pochi versi in Atti degli Apostoli, gloria a Dio, e mentre leggo voi stessi rendervi conto la differenza. Sono passati 2000 anni, attenzione, quindi è un bel po' di tempo, ma la differenza che c'è tra allora e quello che succede oggi. Quando si parlava del Signore allora e qui invece adesso nelle nostre evangelizzazioni cosa accade? Leggerò in Atti degli Apostoli dal capitolo 2 dal verso 37 in poi. Il Signore sia lodato. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, semplicemente, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola direttamente furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte quanto? Circa 3000 persone. Amen. Oggi quando succede magari per un'anima solamente, noi facciamo grande festa, come fanno gli angeli, festa sappiamo bene, gloria a Dio. Però guardando, leggendo questi pochi versi, mi rendevo conto, gloria a Dio, di ciò che c'era allora e di quello che accade oggi. Gloria a Dio, oggi si va ad evangelizzare continuamente, gloria a Dio, si parla del Signore, ma la gente veramente i cuori li ha chiusi e non ne vuol sapere, gloria a Dio, perché magari c'è il mondo che li attrae ed è difficile che si lascia qualcosa che fa molto piacere farlo, che si è gioiosi di farlo, per cosa? Per cosa? Per seguire magari una religione, dicono loro? No, noi non stiamo seguendo una religione assolutamente, anche perché essere evangelici o essere cattolici o essere di qualsiasi religione si vuole non salva sicuramente. Quando ci presenteremo dinanzi alla presenza di Dio, non è che diciamo: io ero un evangelico, a posto, vieni qua figlio mio, entra. No, non funzionerà così. Non salverà essere evangelici, non salverà dichiararsi cristiani, nemmeno quello. Non salverà andare per le strade e predicare l'Evangelo, o addirittura magari stare dietro un pulpito e predicare, oppure guidare una corale o guidare un gregge come pastore. No, sono tutte cose che non bastano, gloria a Dio, anche perché il Signore stesso ha detto, che purtroppo dirà a tanti di non averli nemmeno conosciuti. E quelli diranno di aver fatto miracoli nel nome di Gesù. Ma noi nel tuo nome abbiamo fatto questo e quell'altro. Eppure dirà: non vi ho conosciuti mai, non vi ho mai conosciuti operatori di iniquità. Cioè erano già questo riferimento ci deve far riflettere, che stava parlando con persone che non erano gli ultimi arrivati. Non era quello che magari ci fa del male, che era nel mondo, che non conosceva Cristo, che non conosceva la parola di Dio. Era gente che aveva predicato, era gente che aveva pregato, aveva fatto delle preghiere
di liberazione, perché c'era gente che era stata liberata. Ebbene, il Signore dirà: gloria a Dio, non vi ho mai conosciuto. Certamente il Signore ti benedica, pace del Signore. Il Signore dirà: non vi ho mai conosciuti. E pertanto ecco perché, gloria al nome santo del Signore, dobbiamo stare molto attenti, gloria a Dio, anche quanti magari hanno fatto delle opere nel nome di Gesù, la gente ha ricevuto, non significa nulla. Ma tornando a ciò che abbiamo letto invece, gloria a Dio, è 3.000 in una botta, come si suol dire, si convertirono, gloria al nome santo del Signore. Ecco, gloria a Dio, cosa accadeva adesso? Perché? Perché c'erano dei cuori non aperti, erano dei cuori spalancati, cuori che ricevevano la parola di Dio, cuori che veramente erano assetati del Signore, della parola di Dio, di ricevere qualcosa di bello e di meraviglioso. Oggi dice: noi possiamo parlare dell'amore di Cristo, di ciò che Lui ha fatto per ognuno di noi, per questo mondo, eppure ancora i cuori sono chiusi. Noi stiamo pregando tanto, sapete, gloria a Dio, preghiamo tanto per quanti ancora non hanno conosciuto la grazia del Signore, per quanti sono lontani dal Signore, per quanti ancora non hanno fatto un'esperienza col Signore, perché bisogna pregare principalmente per loro. Io lo faccio per il nostro parentato principalmente, perché i nostri parenti non è perché ci stanno più a cuore rispetto a quelli del mondo, non è quello il punto, gloria a Dio, assolutamente non è quello, è perché magari li conosciamo, abbiamo vissuto assieme tantissimi anni, gloria a Dio, e naturalmente vogliamo che poi, quando sarà in quel luogo meraviglioso, ci possiamo ritrovare tutti quanti con i nostri fratelli, sorelle, le mamme, i papà e così via, i figlioli e tutti quanti, e gioire insieme, non per un tempo, non per un'ora, due ore come siamo riuniti qui, non magari per due giorni, ma per l'eternità, gioiosi nella presenza del Signore. Ed è per questo che chiediamo per tanti. Dio vi benedica, ancora un canto per la gloria di Dio. Amen. Yeah.
Chiudete i vostri occhi se vi è possibile, gloria a Dio, e diciamo tutti insieme Dio d'amore.
Oh mio Signore, gloria al nome tuo santo, mio Dio. Ti presentiamo questa coppia in questo giorno, mio Signore. Gloria al nome tuo santo, chiedendoti la benedizione tua su di loro, mio Signore. Abbiamo qui la cara Antonella, mio Signore, mio Dio, che ti sta cercando già, mio Signore, da un po' di tempo, mio Dio, gloria al nome tuo santo, perché tu l'hai chiamata, mio Dio. Mio Signore, magari più in là, mio Signore, chiederemo alla nostra sorella di testimoniare, mio Dio, di come tu l'hai cercata, mio Signore, e ancora lui, il suo sposo, mio Signore, ti chiediamo di benedirli, mio Signore, nella loro vita, Padre Santo, di guardarli, di sostenerli, mio Signore, di essere con loro, mio Signore, perché, come ho già detto prima, mio Signore, non tutte le giornate sono di sole, mio Signore, ci sono anche le giornate piene di nuvole, mio Signore, ma tu sarai con loro, mio Dio, mio Signore, perché noi lo crediamo per fede, mio Dio, tu li guarderai, li sosterrai, mio Signore, e li farai andare avanti, mio Signore, di fede in fede, di valore in valore, mio Signore, così come tu vuoi, mio Dio, guardali, aiutali, benedici, mio Signore, e sostieni, mio Signore, e in particolar modo, mio Signore, la mia cara sorella Antonella, che tu sai ogni cosa, che tu guiderai ogni cosa, perché noi lo crediamo per fede, mio Dio, che tu ti prenderai cura di ogni cosa, perché tu sei, mio Signore, di Dio onnipotente, mio Signore, operi potentemente, mio Signore, e noi ci crediamo, mio Signore, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, mio Signore. Grazie, mio Signore, benedicimi e guardali nel nome santo di Gesù, il benedetto e l'eterno. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amen. Alleluia.
Io questa mattina li vedo particolarmente, gloria a Dio, immersi nella presenza del Signore. E sia ringraziato il Signore. Accomodatevi. Gloria a Dio, alleluia. Quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e venne nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. Grandi folle lo seguirono e là egli le guarì. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e i due diverranno una sola carne. E così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Gloria a Dio. Sono alcuni versi che, gloria a Dio, vengono spesso dimenticati. Gloria a Dio. Vengono dimenticati perché magari la vita di adesso, gloria al nome santo del Signore, non sono più i tempi di allora. Ma una cosa è certa, gloria a Dio. La parola di Dio è la stessa ieri, oggi ed in eterno. E pertanto tutto ciò che è stato scritto 2000 e tanti anni fa è ancora valido, anzi è validissimo, più che mai, ancora più di prima. Gloria al nome santo del Signore. Dice la parola di Dio: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Quindi già lo stesso fatto che dice Dio ha unito significa che non c'è un contratto firmato, che un accordo firmato, che è un qualcosa terrena solamente davanti a dei testimoni e a una persona, gloria a Dio, che è, appunto può ministrare il matrimonio. Non è tutto lì, non si ferma proprio niente lì, perché dice la parola di Dio: l'uomo non separi non ciò che l'uomo stesso ha unito, non ciò che una firma li ha uniti al municipio da qualsiasi parte del mondo, ma ciò che Dio ha unito. E pertanto, gloria al nome santo del Signore, significa, gloria a Dio, che siamo uniti nel nome di Dio. E pertanto, gloria a Dio, per Dio, gloria a Dio, non si può arrivare, gloria al nome, naturalmente sappiamo che il divorzio è Dio odia il divorzio, gloria al nome santo del Signore, ma anche la separazione non è minimamente accettata da Dio, come neanche il divorzio e tutto il resto. Questa è parola di Dio, non me la sono inventata. Vedete, gloria a Dio, tante volte magari qualcuno punta il dito, non è che punta il dito, magari non gli va bene magari qualcosa che noi diciamo, ma tutto quello che viene detto, fratelli miei, non siamo dei maghi, quelli che tirano fuori dalle maniche carte, uccelli o figure. No, noi lo prendiamo dalla parola di Dio. E pertanto la parola di Dio è qui, è lì nelle vostre mani. Tutti abbiamo la Bibbia, almeno la maggior parte, gloria a Dio. E pertanto possiamo avere la conferma noi stessi andando appunto a prendere questi passi. Io ho letto in questo giorno precisamente in Matteo, Evangelo secondo Matteo, capitolo 19, e ho letto i primi 6 versi, gloria a Dio. Non ho letto il resto non per paura, attenzione, di dover eventualmente fermarmi per ciò che c'è scritto dopo, no. Per non andare oltre, e non perché significa fare un discorso molto più vasto, e il tempo non c'è, perché è semplicemente questa un'apertura di servizio, invece la predicazione è un'altra cosa che noi faremo. All'ultimo canto, per la gloria di Dio. Amen. Alleluia. Amen.
Preparatela, leggeremo insieme il passo che il Signore
ci ha dato per questa mattina. Gloria al nome santo del Signore, del meraviglioso, gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Quindi si è ringraziato l'Eterno ancora, alleluia. Finito tutto? Aspetta, dai. Ok, aspettiamo un attimino. Gloria a Dio, si sia ringraziato sempre. Allora, ripeto, leggeremo insieme questa mattina nel libro del profeta Isaia. Alleluia e gloria, gloria a Dio. Vai. Ok. Padre Santo e di amore, ancora ti ringraziamo, Signore, per ciò che si è raccolto per il fabbisogno della tua casa, Signore, fai che possa bastare, mio Dio, per pagare le spese, mio Signore. Benissimo, i fratelli che hanno offerto con tanto amore, mio Signore, e provvedi loro, mio Signore, ogni loro bisogno nella loro casa. Grazie, mio Dio, rimani con noi, in nome di Gesù. Vai. Libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 43 e leggeremo dal verso 16. Isaia 43 dal verso 16 in poi. Penso che siamo tutti pronti e allora possiamo dire il Signore sia lodato. Amen. Così dice l'Eterno, che aperse una strada nel mare e un sentiero tra le acque potenti, che fece uscire carri, cavalli, è un esercito potente. Essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più, sono annientati, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Ah sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dar da bere al mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Ma tu non mi hai invocato, o Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti, e non mi hai onorato con tuoi sacrifici, non ti ho obbligato a servirmi con offerte di cibo, né ti ho stancato richiedendo incenso, non mi hai comprato con denaro la cannella, e non mi hai saziato col grasso dei tuoi sacrifici. Invece tu mi hai gravato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Fammi ricordare, discutiamo il caso insieme. Parla tu stesso per giustificarti. Il tuo primo padre ha peccato e i tuoi maestri si sono ribellati a me. Perciò ho reso contaminati i capi del santuario, ho votato Giacobbe allo sterminio e Israele agli obbrobri. Amen. Grazie della tua parola, Signore. Sii tu a guidare questa mattina, mio Signore, ogni cosa nel nome santo di Gesù. Amen. Messaggio di questa Il messaggio di questa mattina ha per titolo, chi è da quella parte magari l'avrà già letto, gloria a Dio. Dio farà una via laddove via non esiste.
perché di questo si tratta. Così è andata e così ancora, gloria a Dio, andrà, perché il nostro Dio è questo. Il nostro Dio è meraviglioso, è glorioso, ha troppo e grandissimo amore per tutti quanti noi. E noi questo lo sappiamo, fratelli cari, gloria a Dio. Da che cosa lo possiamo capire? Da che cosa lo possiamo comprendere? Facile, non è difficile da capire. Basta pensare il nostro comportamento, quelli che siamo, come veniamo meno, eppure guardate cosa ci dona. Ci dona delle meravigliose giornate, gloria a Dio, ci provvede quello che noi abbiamo di bisogno. La gioia, l'amore, la felicità, come ho detto prima, anche purtroppo succede, anche arrivano le tempeste, ma d'altronde lo sappiamo bene che tutte le giornate non sono fatte di sole, quindi gloria a Dio deve andare anche in quella maniera, a parte il fatto che è buono, perché altrimenti se è sempre bene la giornata piena di sole, prendiamo troppo sole e poi fa male. Abbiamo di bisogno anche la pioggia, gloria a Dio. Ma noi comunque, gloria a Dio, sappiamo bene chi abbiamo creduto, gloria a Dio, e quel Dio meraviglioso che noi abbiamo, che a noi ci ha chiamato per nome, lo vogliamo servire nella maniera meravigliosa così come Lui vuole. Anche perché, gloria a Dio, il nostro Dio è questo passo, noi abbiamo letto una parte di Isaia, ma ci sono delle promesse meravigliose, gloria a Dio, da parte di Dio per ognuno di noi, perché ci aspettano cose grandi e cose meravigliose. Dio sta preparando veramente qualcosa di bello, qualcosa di unico, qualcosa che il mondo non ci può dare. Che vale guadagnare tutto il mondo e poi perdere la vita eterna, l'anima sua, donarla a qualche altra cosa? No. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Il nostro Dio, gloria a Dio, ripeto, sta preparando qualcosa di bello e di meraviglioso. Sapete, abbiamo letto noi Isaia 43, ma abbiamo letto dal verso 16 in poi. Per esempio per te e per tanti altri che siete da quella parte, che avete bisogno qualche state chiedendo qualcosa al Signore, vi chiedo di leggere quando avete un po' di tempo isolati e con tanto concentrazione i primi versi di questo capitolo, Isaia 43, i primi quattro versi mi sembra che siano, gloria a Dio, che ci sono delle promesse, aspettate, li leggiamo, perché gloria a Dio. Però poi meditate anche a casa queste parole che il Signore ci ha donato. Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato Giacobbe, che ti ha formato Israele: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome e tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Amen. Sono in tre versi veramente, non sono quattro. Gloria a Dio. Quindi facciamo questi tre versi a quanti veramente chiedono qualcosa al Signore in questo tempo. Gloria a Dio. Fateli vostri, credete fermamente con fede che quei versi, quella parola è stata scritta lì per voi, per quanti l'avete richiesto. Devo ricordare una cosa, dice: ma tu lo fai spesso, però le cose belle si devono raccontare. Io il giorno prima che mi ho avuto, dopo avere un intervento chirurgico, e in ospedale sul lettino quella sera, la sera precedente, pregai e chiesi al Signore che mi rispondesse: Signore, rispondimi, ho bisogno di te, che tu mi parli, mi dici qualcosa, perché io domani devo affrontare un intervento chirurgico e pertanto, Signore, voglio che tu in questa sera mi parli.
E allora io aprirò la Bibbia e tu mi parlerai. Aprì una pagina a caso, furono questi versi qui che il Signore mi mise davanti, Isaia 43. E voi non, dico, potete immaginare magari, perché io sono convinto di una cosa, immaginare è una cosa, vivere è diverso. Tante volte noi magari diciamo a qualcuno, sai, ti capisco. Non è vero. Non è vero, non ci capiamo. Sono parole purtroppo in più che noi usiamo. Io invece uso dire io non ti posso capire perché non sto provando la stessa situazione tua. Io ti posso incoraggiare, ti posso amare, ti posso dare belle parole, però non ti posso capire. L'unica persona che ti può capire chi è? Gesù. Gesù, lui sì, perché lui le ha provate tutte. Quando è venuto qui, gloria a Dio, li passò tutti, dal tradimento al problema fisico, di tutte le mal tradimento, tutte. Ecco perché lui le ha volute provare, affinché quando qualcuno di noi va a lui e gli dice: Signore, tu solo mi puoi capire, perché tu l'hai provato sulla tua pelle, sulla tua vita. Ecco, lui ci capisce, perché sa benissimo quello che stiamo passando. Gloria al nome santo del Signore. E pertanto, tornando ancora indietro e poi ancora più indietro, perché adesso mi sto allontanando, gloria a Dio, ebbene, quelle parole facciamo le nostre. Crediamo fermamente che Dio è con noi e che quelle parole sono per ognuno di noi. Anche perché le promesse di Dio sono sì ed amen. Non c'è il forse, non c'è, ma vediamo. Non stiamo parlando con il nostro avvocato o magari consulente o col sindacato, col datore di lavoro che ci può rispondere, vediamo che possiamo fare, vero? Perché tutti loro dicono in questa maniera. Dio non è quello. Dio invece dice sì, gloria a Dio. Noi dobbiamo avere semplicemente la stessa fede che ha avuto quel centurione romano che disse: se tu vuoi, puoi. Perché questo? Perché dipendeva semplicemente dalla parola. Basta che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito. Questa è la fede, gloria a Dio, di credere fermamente che quella cosa è già avvenuta. Basta che Dio lo vuole, e Dio lo vuole, perché è un Dio meraviglioso, pieno d'amore, gloria a Dio. Ora torniamo ancora indietro, gloria a Dio, torniamo al passo che abbiamo letto, gloria al nome santo del Signore, e vediamo, parlavamo prima delle promesse del Signore, delle cose grandi e belle che ci sta preparando, gloria a Dio, in quel luogo meraviglioso che noi tutti possiamo solamente da lontano pensare qualche cosina, ma non sappiamo, non possiamo capire minimamente, gloria a Dio, di ciò che ci aspetta. Perché, ho detto già l'altra volta, qualcuno magari è stato rapito, magari in spirito, e ha visto qualcosa, ma le stesse persone che hanno visto qualcosina non sono stati mai capaci di raccontare, perché le meraviglie sono tante che le parole terrene non possono bastare a spiegare quel luogo meraviglioso dove noi staremo per sempre se rimaniamo fedeli, gloria a Dio. Quindi Dio sta preparando qualcosa di grande e di meraviglioso. Dice: Dio farà una via dove via non esiste. E ci incominciò proprio con quel popolo. Ci ricordiamo dove la fece la prima strada? Via terrena, attenzione, perché di questo si tratta. Mentre la via che noi dobbiamo percorrere non è quella della strada di casa o la via terrena o del mare, ma è un'altra via che è molto più particolare, gloria a Dio, che ci porta verso appunto quel luogo meraviglioso che abbiamo prima detto. Abbiamo letto noi al verso 16, abbiamo iniziato con leggere il verso 16, che dice: così dice l'Eterno, è la parola di Dio, parla Dio in persona, che aperse una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti. Quindi in mezzo al mare
la via della salvezza, gloria a Dio, per quel popolo che si trovava in difficoltà. E io penso, gloria a Dio, che lo stesso Dio che aprì quella strada, quella via in mezzo al mare, gloria a Dio, che ha soccorso il suo popolo, tante volte l'ha fatto con tanti di noi, gloria a Dio. Perché non dobbiamo pensare che il Dio di allora, che aiutò quel popolo, non ci viene in soccorso a noi. Noi tante volte non lo comprendiamo, ma Dio ci è venuto in soccorso tantissime volte, ci ha aiutato, ci ha sostenuto. Il mare si è trovato anche davanti a noi e noi siamo riusciti a passarlo, gloria a Dio, solamente perché Dio ci ha aperto una strada, ci ha aperto una via in mezzo al mare, gloria a Dio, e siamo passati sull'asciutto, gloria a Dio, e ce l'abbiamo fatta, gloria a Dio, solamente per questo, gloria a Dio. Non sono casi fortuiti come dicono tanti, o coincidenze. Qualcuno ha scambiato il volere di Dio, la potenza di Dio con una coincidenza. Coincidenza ha voluto che io non prendessi quell'aereo, o fortuna ha voluto che io non passassi di lì in quel momento. Non esiste la coincidenza e la fortuna, esiste la mano potente di Dio, è stato Dio che non ha permesso. È questo che dobbiamo dire ogni qualvolta, fratelli miei, gloria a Dio, che ci scampiamo da qualche cosa brutta, non pensiamo che è stato un caso. La coincidenza non esiste, è Dio che è intervenuto potentemente e ha fatto sì che a noi non accadesse quella determinata disgrazia, se disgrazia si può chiamare, o qualche cosa di brutto, di cattivo. Ecco cosa è successo. Quindi ogni volta subito ringraziamo Dio, il potente è Dio, per i nostri figli. Gloria al nome santo del Signore. Sapete quante volte noi vediamo, gloria al nome santo del Signore, purtroppo come va questo mondo. Sapete, questa mattina sono sceso da casa che erano le 4:20 e infatti col collega che fa la stessa strada ci siamo fatti tante domande. Allora, quando sono sceso dal vicino Bar del Pico in via Messina Marina, una macchina con dei ragazzi ha sbandato, si è portata via 4-5 macchine. C'erano qualche 3 ambulanze, 4 volanti di polizia. Ancora più avanti poi c'era un gruppo di chissà quale problema, ancora più avanti il Bucchiere la Ferra, lo spero Bucchiere la Ferra, lì davanti era pieno di gente che tutti aspettavano notizie. Il mio collega mi diceva questo, dice, abbiamo fatto, dice, in 2 chilometri ne abbiamo visto di tutti i colori stamattina. Ecco, perché i ragazzi purtroppo hanno la testa ad altre cose. I genitori ce la stanno mettendo tutta, almeno i genitori che veramente hanno i propri figli, che sono cristiani e che sanno in chi hanno creduto e preghiamo tutti quanti per i nostri figli, fratelli miei, gloria a Dio. Perché è un mondo veramente ormai infinito, non c'è più nulla di buono, quindi dobbiamo stare molto attenti, fratelli cari, con i nostri figli, parliamo del Signore del continuo. Facciamogli capire, comprendere cosa significa andare controcorrente a quella che è la parola di Dio, contro la parola di Dio, contro Dio. Significa che chi va contro la parola di Dio automaticamente sta andando a favore di quell'altra cosa che noi conosciamo e che stiamo purtroppo andando in una direzione che non ha via d'uscita. Quella via sì che non ha via d'uscita, non la via del Signore, la via del Signore, gloria a Dio, no, una via che non porterà nulla di buono. Meno male che chi muore non può raccontare, non può testimoniare di quello che ha passato. Tante volte ci sono sono dei video naturalmente figurativi, perché naturalmente la persona non può parlare, ma ci vogliono far comprendere cosa significa invece morire semplicemente per un incidente, per l'alcol o per la droga, per tutto questo. E noi lo vediamo, le mamme che piangono dal continuo. Ecco perché dobbiamo fare molta attenzione con i nostri figli, preghiamo per i nostri figli, preghiamo per i nostri nipoti principalmente,
perché magari i figlioletti magari ce l'abbiamo grandi, ma i nostri nipotini che sono piccolini si troveranno un mondo ancora peggio di quello che c'è ora, se il Signore non torna prima, fra 20 anni, 30 anni, sarà, chissà cosa ci sarà, ancora più avanzata la tecnologia e tutto il resto. Ecco perché dobbiamo fare crescere nelle vie del Signore, timorati da Dio, gloria a Dio. Ecco il vero cristiano, qual è, gloria a Dio. Quindi i nostri figlioli siano veramente, preghiamo per loro affinché il Signore li protegge del continuo. Gloria al nome santo del Signore. Ebbene, abbiamo letto questo piccolo verso qui, gloria al nome santo del Signore. E quindi fece passare Israele da quel mare asciutto, da quella strada asciutta, gloria a Dio. Si lasciarono tutte le spalle, gloria al nome santo del Signore. Iniziarono un nuovo percorso di vita, gloria a Dio. Ma neanche allora, come in quello che abbiamo letto in questo giorno, gloria a Dio, camminarono come Dio comandava, vennero meno nella presenza del Signore, continuarono a peccare, pur vedendo meraviglie nella loro vita, pur vedendo cose grandi che Dio aveva fatto. E il popolo di oggi, fratelli miei, scusate se lo dico, è uguale a quello di allora, anzi, se non addirittura forse peggio, perché lì c'era molto timore di Dio. Come ho detto, mi sembra che l'ho detto mercoledì, non mi ricordo quando l'ho detto, gloria a Dio. Allora, quando vedevano che le cose si mettevano male e andavano veramente nell'uomo di Dio, l'uomo scelto da Dio, e gli andavano a dire, prega, Mosè e così via, con tanti, affinché non ci accada nulla di brutto. Ma invece adesso non si va più dal pastore o dal servo, che sia come si vuole chiamare, a chiedere, fratello, prega per questo popolo, prega per questo gruppo, prega per questa chiesa, prega per questa famiglia. No, perché non si ha più fiducia, quasi quasi, né nell'uomo che li guida e pertanto di conseguenza neanche di Dio, perché non si crede più che il Dio onnipotente può fare questo. Gloria a Dio. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti. Il passato, è finito, è andato via. Ce lo volevamo ricordare, tante volte ci ricordiamo magari dei giorni belli, di felicità, di gioia, trascorsi insieme con i nostri cari, che non ci sono più. Intanto erano giorni di gioia sicuramente, almeno terrenamente, sulla terra. Ma poi cosa ne sarà invece? I giorni felici non sono quelli, fratelli miei, gloria a Dio. Non sono i giorni felici solamente quando stiamo tutti assieme, quando eravamo tutti assieme alle famiglie unite. Belle cose certamente, gloria a Dio. Me ne guarderei bene di dire che non erano bei periodi, magari, perché si scherzava, si gioiva, magari nello stare insieme, famiglie unite, veramente. Ma non è quella la gioia, gloria a Dio. La gioia è ben un'altra cosa. La gioia è avere conosciuto Gesù, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore, è la gioia eterna, che non è solamente per un tempo, non è solamente per un periodo e neanche per un giorno o per una notte, sarà eterna. Quella è la vera gioia, gloria a Dio, perché il Signore, gloria a Dio, non ci dà qualcosa a tempo determinato, vero? Contratto a tempo determinato, no, a tempo indeterminato. Neanche, vedete, neanche il congedo quando si fa il militare, quando allora lo feci io, mi diedero il congedo alla fine, ebbene noi pensavamo, cioè che funziona così, che era finito tutto, vero? Ma invece no, perché dico, a parte la vita quotidiana, che quello ce l'ha detto, che iniziava qualcosa di molto più particolare, perché bisogna affrontare la vita, ma se c'era una guerra, noi eravamo i primi a partire, forse adesso per l'età magari no. E quindi era un congedo, infatti si chiama congedo, perché eravamo in congedo, ma in qualsiasi momento potevamo ripartire, quindi non era a tempo indeterminato, era a tempo finché appunto non succedeva nulla. Ma col Signore, gloria a Dio, nell'esercito del Signore, gloria a Dio, invece, che noi combattiamo, gloria a Dio, per il Signore,
contro l'avversario, gloria a Dio. Allora ci aspetta qualcosa di grande e di meraviglioso, gloria a Dio, per l'eternità. Quindi prepariamoci, Dio sta preparando qualcosa. Abbiamo detto del titolo, Dio farà una via dove via non esiste, laddove non c'è nulla. Là non c'era nulla in quel mare, non c'era una strada, non c'era una via. Eppure avete visto cosa è stato capace di fare Dio. E questo è per il terreno, addirittura. Figuriamoci nello spirituale cosa Dio può fare per ognuno di noi, gloria al nome santo del Signore. Poi naturalmente sappiamo bene l'amore grande di Dio, gloria a Dio, che dona il suo figlio, gloria a Dio, il cammino che ha portato la vita, gloria a Dio, perché, gloria al nome santo del Signore, con la venuta del Signore Gesù, gloria a Dio, e tutto si è aperto, gloria a Dio, il cammino col Signore è diventato meraviglioso e sappiamo appunto quello che ci aspetta, gloria a Dio. Dice il verso 19, ecco, io faccio una nuova cosa, essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, lo farò scorrere fiumi nella solitudine, gloria a Dio. Una nuova vita in mezzo al deserto, gloria a Dio, dove scorre veramente la sorgente della vita, gloria a Dio, la vita eterna, gloria a Dio. Quell'acqua che non è l'acqua come disse alla Samaritana, l'acqua che beviamo noi, che una volta bevuta o poi dobbiamo tornare un momento a bere, io che non ci penso a prendere la setta, che è l'acqua che beviamo noi, no, quell'acqua invece che ci dà la vita eterna, gloria al nome santo del Signore. Ed è questo, nel deserto, gloria a Dio, una via nuova, una nuova nascita, gloria a Dio, nella solitudine, dice qui la parola di Dio. Quindi noi, con il nome santo del Signore, che abbiamo potuto attraversare, gloria a Dio, quel deserto, gloria al nome santo del Signore, adesso ci ritroviamo, gloria a Dio, davanti a una strada, gloria a Dio, davanti a un cammino, davanti a una nuova nascita, gloria al nome santo del Signore, che farà cose meravigliose nella nostra vita, un nuovo cammino, gloria a Dio, cammino in Cristo Gesù, cammino con Gesù, gloria a Dio. E la felicità e la gioia sì che in quella maniera c'è, gloria a Dio. La solitudine passerà avanti, non ci sarà più solitudine, anche se siamo soli, gloria a Dio, anche perché sapete, si può essere in compagnia di migliaia di persone, ma si è sempre soli, viceversa invece, si è soli, invece c'è il Signore, qualcuno qua mi sente, mia suocera per esempio, che vive la vita a casa sua da sola, e non fa altro che parlare col Signore tutto il giorno, ci racconta, ma penso che un po' tutti lo facciamo questo, fratelli miei, gloria a Dio, quando siamo in macchina da soli magari ci cominciamo a parlare col Signore, Signore in questa giornata mi raccomando, è quasi una conversazione, gloria a Dio, fra due persone, gloria a Dio, perché poi si arriva al punto, gloria al nome santo del Signore, almeno a noi cristiani succede, che il rapporto col Signore, da Sor Antonella, diventa un rapporto veramente di amico, di amicizia vera e propria, che ci si scambia quasi le parole continuamente, gloria a Dio, e noi percepiamo per lo Spirito che quando noi stiamo facendo una domanda al Signore, Lui già ci sta rispondendo e diciamo, Signore, sai quella situazione così, va bene, grazie Signore, ti ringrazio perché tu mi hai detto che interverrai, tu me l'hai promesso d'altronde e pertanto non posso dubitare minimamente, gloria a Dio. Ecco la vita col Signore, cosa comprende il pacchetto, chiamiamolo così, gloria a Dio, pacchetto felicità, pacchetto di gioia, comprende tutte queste cose, gloria a Dio, che faranno sì, gloria a Dio, che tutto il tempo che noi staremo su questa terra, gloria a Dio, fino a quando Lui vorrà, gloria a Dio, attraverseremo naturalmente dei momenti difficili, ma ce la faremo sicuramente, lo dobbiamo dire per continuo, ce la farò, perché io so in chi io credo. Amen. L'avversario verrà, ci busserà qui e ci dirà che non ce la faremo. Lasciatelo sbattere, come so dire, gloria a Dio. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Ecco chi è, gloria al santo Signore nostro Dio. Cancella ciò che è. Che è sporco, gloria a Dio, e ripulisce la nostra anima, gloria a Dio, e
E tutto il passato, gloria a Dio, viene cancellato. Questo è il nostro amato Dio. Questo è il nostro amato Signore, gloria a Dio. Colui che fa meraviglia nella nostra vita, gloria a Dio. L'amato nostro Dio è questo. Perché Lui ci ama, ci ripulisce da ogni iniquità, gloria a Dio. Però, come è stato detto più volte, come disse alla donna che stava per essere lapidata, perché questo qui, vedete, tutte le testimonianze arrivate a noi tramite le scritture hanno un significato particolare. È vero che disse alla donna vai a non peccare più, naturalmente, è vero, vi ricordate? Ecco, perché succede questo? È vero che disse a quegli uomini chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, però aggiunta alla donna vai a non peccare più perché peggio ti accada. Quindi c'è il rischio che noi veniamo perdonati dal Signore, però se non la finiamo rischiamo ancora peggio di quello che ci stava per accadere. Ecco, gloria a Dio, cosa dobbiamo fare, gloria al nome santo del Signore. Quindi una via farà, dice, laddove via non esiste. C'era un personaggio nella Bibbia particolare, Zaccheo. Quest'uomo, naturalmente, i soldini ce l'aveva, altro che. Eppure quando ha sentito che Gesù passava da quella parte dove era lui, e la folla non gli permetteva appunto di raggiungerlo, cosa fece? Salì su un albero, su un sicomoro, per vederlo solamente. Però vedete, gloria a Dio, tutto ciò che accade a quei tempi, che accade ancora oggi, non è a caso. Sono tutte situazioni che creò Gesù, gloria al nome santo del Signore, perché, ripeto, arrivassero a noi. Lui, pur non avendo nessun problema economico, era un capo, gloria a Dio, eppure lui si mise sopra quell'albero perché voleva vedere. Voleva vedere perché passava Gesù da quella parte. Perché questa attenzione? Perché questa curiosità? Non era a caso, fratelli miei, gloria a Dio. Non era a caso assolutamente. E perché sì, è vero che era un pubblicano. È vero che commetteva tante cose sbagliate, però il cuore, gloria a Dio, non ce l'aveva cattivo. Lo stesso fatto è dimostrazione, gloria a Dio, che lui era attratto da Gesù. Pur non conoscendolo, si mise sopra quell'albero perché voleva vedere. E Gesù cosa fece, gloria a Dio? Zaccheo, vedete, gloria a Dio, c'era tanta folla. Lui magari era distante, salito su un albero, Gesù con tutta quella gente che aveva attorno, che lo spingeva a destra e a sinistra, fu attratto la sua attenzione da chi? Da un uomo che l'ha messo su un albero che cercava di guardare. Gloria a Dio. Ecco, gloria a Dio, la via che apre Gesù, che aprì Gesù a quell'uomo. Io aprirò una via dove via non c'è, perché quell'uomo sì, era ricco, era potente, ma ci mancava la cosa essenziale, gloria a Dio. Ci mancava la salvezza dell'anima sua, ci mancava la vita eterna, ci mancava il cammino con il Signore, ci mancava cambiare la sua vita, ci cambiava rinascere di nuovo, ci cambiava lasciare tutte le cose che non andavano in lui. Ecco chi era Zaccheo, gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Matteo, Luca 19. Alleluia. E quindi, gloria a Dio, e cercava di vedere chi fosse Gesù, ma se ne accorse avanti e salì su un sicomore per vederlo. E gloria al nome santo del Signore. Quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta, lo ricevette con gioia, vedendo ciò che tutti si mormoravano. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. Gloria al nome santo del Signore.
Ecco, avete capito? Lì una via per quell'uomo non esisteva, non c'era via d'uscita, era imprigionato da chi? Dai suoi soldi, dal suo potere, perché era un capo pubblicano, gloria a Dio. Eppure ci mancava qualcosa. E Dio, gloria al nome santo del Signore, ha fatto sì che in quel giorno, gloria a Dio, accadesse qualcosa, un cambiamento verso quell'uomo, gloria a Dio. Eppure magari, infatti, avete sentito, tutti mormoravano, ma chi è quello? Ma chi è? Anche con Matteo Levi hanno detto la stessa cosa. Come fa ad andare dietro a una persona come quella? Attenzione, attenzione, gloria a Dio. Non diciamo, per questo non c'è speranza, questo andrà all'inferno, questo ormai è condannato, questo è condannata, no. Assolutamente, perché salvare appartiene a Dio. E Dio può salvare chiunque. Gloria al nome santo del Signore. Non illudiamoci di vedere persone che sono più cattive, magari pensiamo che ormai sono condannate all'inferno. No, non funziona così. No, no, e poi no, assolutamente. Perché Dio è pieno d'amore, gloria a Dio. E magari in quel cuore che sembra più duro di tutti, che magari sembra un uomo di quelli che veramente cattivi, potenti, magari c'è una parte, gloria a Dio, in lui, gloria a Dio, che veramente è, gloria a Dio, ha del morbido, gloria a Dio, e fa sì che in quel momento esce fuori e lasciarsi tutto alle spalle. Sapete quanto ci vuole con Gesù? Un istante, gloria a Dio. Non ci vogliono mesi e mesi e mesi e mesi di leggere, rileggere, oppure fare studi. No. I cuori si donano in maniera facile, senza bisogno di andare avanti, gloria a Dio. E quindi Zaccheo, gloria a Dio, si ritrovò, gloria a Dio, in quella via che il Signore gli aprì davanti. E iniziò il cammino col Signore, gloria a Dio, addirittura dice: vendo tutto quello che ho, metà dei miei beni li do ai poveri. E addirittura restituiva tutta la gente che era stata appunto rubata da lui. Ecco, gloria al nome santo del Signore, il cambiamento di vita, un nuovo percorso, la via che si apre, una nuova via farà, vero nome? Sì, gloria a Dio. Alleluia. E quindi torniamo un attimino in Isaia 43. E quindi quando il nome del Signore, sapete, lo stesso Isaia, nel profeta Isaia al capitolo 44, che è il capitolo seguente, al terzo verso dice: poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Ecco le benedizioni promesse al popolo di Dio. Ecco, vedete, gloria a Dio, cosa ha preparato di grande il nostro Signore. Allora, anche per te ci sono cose belle e meravigliose preparate, gloria a Dio. Basta credere, gloria al nome santo del Signore. Gloria a Dio, sì, sì, amen. Sì, perché Dio ha preparato tutto per tutti. Poi eventualmente siamo noi che rifiutiamo. Gloria a Dio. E perché Dio è un Dio buono, è un Dio meraviglioso, e non guarda nessuno in faccia se non aiutare e far sì, gloria a Dio, che le sue promesse raggiungeranno, gloria a Dio, tutti coloro che veramente faranno la sua volontà. Dice questo canto: una via farà, gloria a Dio, dove via non c'è. E noi, gloria a Dio, se ancora la nostra vita, magari quella strada, quella via che noi stiamo percorrendo, magari ha qualcosa che non va, gloria a Dio, chiediamo al Signore: Signore, ti voglio seguire, voglio camminare con te, oh Signore. E mio Dio, a parte me, che magari ti ho conosciuto, mio Signore,
apri una via anche per la mia famiglia, per i miei figli, per mio figlio che magari è lontano dal Signore, per la mia figliola che non ti conosce, per i miei nipoti che stanno conducendo una vita sbagliata. Questo dobbiamo dire noi, Signore, gloria a te, mio Dio, anche perché tu lo hai detto, farai una via nel deserto, una via dove via non c'è. E appunto, magari tanti di loro, magari ancora non ti hanno conosciuto o non si sono accorti, gloria a Dio, che ci hanno davanti, gloria a Dio, colui che può fare della via nella loro casa, nella loro vita, nella loro casa. Tocca il loro cuore, Signore, aprilo, mio Dio, e fa che possiamo rallegrarci nel vedere, gloria a Dio, che tutti uniti raggiungeremo il luogo meraviglioso che tu stai preparando. Grazie, grazie, grazie. Alleluia.
tu sei con noi e che presto, mio Signore, farai un'opera potente, mio Dio, nella nostra vita, nella nostra casa, mio Signore. Noi lo crediamo, mio Dio, per fede, mio Signore, perché sappiamo che, mio Dio, nel nome di Gesù c'è vittoria, mio Signore, e tu opererai potentemente, mio Dio, gloria al nome tuo santo, mio Dio, e tu farai qualcosa di grande e di meraviglioso, mio Signore, per la nostra famiglia, per la nostra vita, per la nostra casa, mio Dio, per il tuo popolo, mio Signore, gloria al nome tuo, per la tua chiesa, sparsa in tutta la faccia della terra. Sì, mio Signore, tu farai la via, mio Dio, anche se magari, mio Signore, non vediamo nulla, mio Dio, mio Signore, noi, in quanto santo Dio d'amore, siamo scoraggiati, magari, mio Dio, ma tu sei lì presente, mio Signore, mio Dio, e tu cambierai ogni cosa, mio Signore, e tornerà a splendere il sole, mio Signore, nella nostra vita, nella nostra casa, mio Signore, e vedremo cose meravigliose che solamente tu puoi fare, mio Dio, mio Signore, grazie, 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 Signore, e in questa mattina, mio Signore, noi per fede, mio Dio, lo gridiamo a te, mio Signore, perché tu sei fedele, mio Signore, e noi ti ringraziamo e ti benediciamo, mio Signore, e invito il popolo di Dio a ringraziare il Signore perché ti abbiamo ricevuto, e a quanti siete a casa anche, ringraziatelo, ringraziatelo, perché lui è fedele, e ogni promessa che tu hai fatto sicuramente la porterà a compimento per ognuno di noi, nel nome di Gesù. Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio vi benedica.